Ciao ragazze, ciao ragazzi! Oggi mi vedete super imbacuccata perché stiamo per partire per Cortina e siccome in montagna fa tipo freddissimo, mi sono attrezzata e ho tipo 6 maglioni sotto. Allora, oggi voglio farvi questo video perché allora ho visto un video di Jenna Marbles sulle cose che lei credeva da bambina e poi mi sono resa conto che tipo la sezione dei commenti era ancora più figa del video stesso e ho trovato tra l'altro siti dedicati a questo, cioè le cose di cui noi eravamo convinti da bambini. E prima di dirvi le cose di cui io ero convinta da bambina, voglio assolutamente che voi mi scriviate, che ci pensiate, che mi scriviate quello che credevate voi quando eravate piccoli, perché vi giuro è troppo troppo figo ricordarsi queste cose e condividerle perché fanno troppo ridere, sono troppo carine. Numero uno, e questo è forse il ricordo più vivido che ho, mi sembra che fosse ieri, prima di andare alla scuola elementare, quindi saranno stati tipo i mesi estivi tra l'asilo e la prima elementare, io mi ricordo che vedevo al TG tutti questi studenti, questi ragazzi che andavano a scuola e li vedevo grandi, avranno avuto, non lo so, 10, 12, 15 anni e per me, che di anni ne avevo ancora 5 perché essendo nata a novembre io sono andata a scuola in prima elementare che avevo ancora 5 anni, per me che avevo 5 anni vedere questi ragazzi grandi con lo zaino eccetera equivaleva al fatto che io ero convinta del fatto che io dal momento in cui avessi iniziato la prima elementare sarei automaticamente diventata grande come loro, perché per me i ragazzi, i bambini che andavano a scuola erano grandi e quindi io ero terrorizzata, ma letteralmente terrorizzata, infatti mi ricordo di aver pianto, urla prima di andare in prima elementare perché io ero terrorizzata di crescere, boom, tutto ad un tratto e di perdere tutti i miei anni da bambina praticamente. Poi una volta che mi sono resa conto che entrando i miei compagni erano ancora normali, io ero ancora normale, non ero diventata gigante, non ero diventata grande, allora mi sono tranquillizzata e lì mi piaceva essere con le mie compagne, con i miei compagni, era fighissimo. Però fino al momento in cui non ho iniziato la prima elementare io ero terrorizzata, una paura assurda. Numero 2, dovete sapere che mia mamma spesso mi cantava la canzone dell'uomo in frac e se la conoscete inizia con "è giunta mezzanotte, si spengono i fanali, si eccetera eccetera", e io ero convinta perché mia mamma me lo diceva a volte, le dicevo "mamma usciamo", era tipo mezzanotte e mia mamma mi diceva "ma non si può, c'è l'uomo in frac a mezzanotte che gira per le strade eccetera", e quindi io ero tipo convinta che a mezzanotte in punto tutti entrassero nelle proprie case, si chiudessero dentro perché dovevano lasciare spazio a questo uomo in frac che con il suo bastone di cristallo, i gemelli eccetera se ne andava in giro per la città. Ma non era una cosa che mi spaventava, forse un pochino, cioè ero più incuriosita da questo uomo in frac che non si sa perché usciva solo a mezzanotte e se ne andava da solo in giro, c'era solo tipo un gatto là, ecco. Ma mi incuriosiva sto fatto perché, cioè, a un certo punto mi ero quasi convinta, tipo, no, io voglio uscire a mezzanotte e conoscere l'uomo in frac, essere l'unica persona che conosce l'uomo in frac. Ebbene, non è mai successo perché mia mamma a mezzanotte non mi ha mai portato fuori quando gliel'ho chiesto. Mamma, è colpa tua. No, però io ero convinta che l'uomo in frac esistesse davvero, che a mezzanotte lui si aggirasse per le strade di tutte le città. Badare bene, di tutte le città. Numero 3, è questo, da quanto ho capito, mi sembra essere comune a tanti bambini. Allora, io ero convinta, ma convinta, quando me l'hanno detto sono rimasta veramente traumatizzata, io ero convinta che fino, non lo so, agli anni 70 la vita fosse in bianco e nero, perché tutte le foto erano in bianco e nero, tutti i filmati erano in bianco e nero, e i film erano in bianco e nero, boh, forse non fino agli anni 70, ma avete capito, la TV era in bianco e nero, io ero convinta che la vita fosse in bianco e nero. Non so, cioè, nella mia mente da bambina io ero sicura di questo fatto, e poi quando ho detto sì, no, perché una volta si stava in bianco e nero, non so chi mi ha detto che in realtà non è così, cioè è solo il fatto che il cinema non riusciva a riprodurre i colori, eccetera, ci sono rimasto tutto. Stai scherzando? Credo di aver pensato anche, ma allora anche i miei genitori sono nati a colori, cioè follia pura, ma io ero convinta. Io adesso non so quanti anni avevo, cioè magari ne avevo 3, no, credo magari tipo 6, 7 anni, una roba del genere. Io ero convinta che la vita fosse sempre stata in bianco e nero e sia iniziata a diventare a colori con l'arrivo dei colori della TV praticamente. Numero 4, quando in una stanza era buio
e io dovevo accendere la luce. Cercavo di farlo il più presto possibile perché ero convinta che se io non avessi acceso l'interruttore in un dato intervallo di tempo, tipo diciamo, non lo so, 2 o 3 secondi, sarebbero apparsi mostri, fantasmi e tutte le cose peggiori del mondo. Quindi io, arrivando da una stanza con la luce, entrando in una stanza buia, dovevo assolutamente pensare subito dove fosse l'interruttore e tac, accendere subito. E poi mi ricordo le lampadine che non si accendevano subito, ma dovevo aspettare tipo un secondo, non lo so, perché la lampadina si accendesse, e quel secondo durava secoli. Fatto numero 5, avete presente la sigla dell'ex URSS? Praticamente prima che nascesse la Russia e tutti i vari paesi c'era l'Unione Sovietica, e la sigla, naturalmente scritta in cirillico, era CCCP. Io non mi ricordo dove vedevo questo logo eccetera, ma l'ho visto diverse volte, e siccome mio padre cantava molto spesso una canzone, non so di chi fosse, cucurù cucù paloma, io mi sono autoconvinta che CCCP, cioè il paese dell'Unione Sovietica, fosse cucurù cucù paloma. Io ero convinta, cioè me lo chiedevano e dicevo sì, vuol dire cucurù cucù paloma. Poi credo che a scuola, o non so chi, forse mio papà stesso, o a scuola, mi hanno detto no, guarda che veramente questo è geografia, questo è il nome dell'ex Unione Sovietica. Io ci sono rimasta, cioè non vuol dire cucurù cucù paloma? Cioè non so perché, io non so se voi la conosciate questa canzone, ma vi giuro, io, cioè non lo so, sono quelle convinzioni che non sai da dove ti vengono, ma ci pensi una volta, ci pensi due volte, e io, ma penso già anche abbastanza grande, tipo 10 anni, 12 anni, non lo so, io ero convinta che CCCP volesse dire cucurù cucù paloma. Numero 6, allora, io ero convinta che Babbo Natale esistesse, e anche San Nicolò, perché qui a Trieste festeggiamo anche San Nicolò. Io ero convinta che esistesse, mi ricordo anche quando alle elementari stavo litigando con il mio compagno, che mi diceva no, guarda che sì, noi lasciamo i biscotti da sera, però poi se li mangiano i nostri genitori, e io incazzatissima tipo non è vero, guarda che mia mamma non se lo mangerebbe mai il panino che ho lasciato per San Nicolò, me lo direbbe, mia mamma non mente, ed ero arrabbiatissima e convintissima tra l'altro. E un'altra cosa di cui ero convinta è che lui arrivasse sempre a mezzanotte, quindi io, cioè oltre all'uomo in frac c'era anche Babbo Natale, si davano il cambio la sera del 25 dicembre, del 6 dicembre San Nicolò, e io quindi dovevo assolutamente addormentarmi prima di mezzanotte, perché poi arrivava Babbo Natale o San Nicolò e avevo paura che mi trovassero sveglia, perché poi avevo paura che non mi avrebbero lasciato nessun regalo. Quindi quello che facevo era andare a letto presto e passavo letteralmente ore a cercare ad addormentarmi, a cercare di addormentarmi con il terrore di non riuscirci, ma ci sono sempre riuscita. Numero 6, allora, io avevo paura, cioè veramente, cioè è imbarazzante questo, io avevo paura che se guardavo a sinistra, cioè quindi molto molto a sinistra, ok, non so come spiegarlo, quindi rotolando gli occhi a sinistra, ero convinta che poi mi si sarebbero bloccati, perché qualcuno deve avermi detto state attenti a quello che dite ai bambini, perché poi create loro delle fissazioni e dei traumi non indifferenti. Qualcuno deve avermi detto guarda che se rotoli gli occhi o giochi con gli occhi, non lo so, poi diventi strabica. Allora io ero convinta che guardando tutto a sinistra i miei occhi si bloccassero. Allora quello che facevo, tipo calibravo, cioè se guardavo tutto a sinistra poi facevo la stessa cosa a destra in modo che tornassero al centro, e vi giuro che adesso è una cosa che ancora faccio, non so perché, infatti adesso che ho guardato più volte a sinistra voglio guardare a destra per ricalibrare, cioè follia pura, ma sono sempre stata convinta di questo. Forse questa non era una cosa che credevo da bambina, è una cosa a cui credo ancora pericolosamente, però da bambina mi ricordo che proprio ero, cioè ero terrorizzata, magari adesso so che non mi si bloccheranno gli occhi, ma è una mania che mi è rimasta, però da bambina ero convinta che guardando tutto a sinistra mi si sarebbero bloccati gli occhi, stessa cosa tutto a destra, se non facevo la stessa cosa subito anche dall'altra parte in modo da ricalibrarli verso il centro. Numero 8, quando mi lasciavano da sola in macchina, tipo in doppia fila, tipo mio papà mi lasciava là e mi diceva aspetta un attimo qua, allora io ero convinta che la macchina sarebbe andata avanti da sola, specialmente quando ero in discesa, perché io non mi rendevo conto che esistesse un freno a mano, quindi la mia paura era che nel momento in cui mi lasciavano da sola in macchina io dovevo saper guidare, dovevo essere in grado di guidare. Non mi è mai successo, questo non me la spiegavo, però ero convinta, e mi ricordo una volta mi ha lasciato tipo davanti a una pizzeria in doppia fila in discesa mio papà, io ero convinta che l'auto sarebbe
cioè sarebbe scivolata giù per la strada e che io sarei andata a schiantarmi contro le macchine, le altre macchine parcheggiate, al che avevo escogitato un fatto molto molto intelligente, perché avevo visto che mio papà tirava su questa leva al centro della macchina, il freno a mano, e poi l'auto si bloccava. Quindi io stavo sempre pronta quando mi lasciavano in doppia fila con la mano sul freno a mano, perché sapevo che se la macchina andava avanti così la fermavo, non mi rendevo conto che il freno a mano già era su e quindi non poteva muoversi, io ero convinta e quindi stavo là col freno a mano così pronta a bloccare la macchina, perché naturalmente la macchina si muove sempre, non esisteva in moto, non in moto. La macchina si muove e quindi per me la macchina si muove, se mi lasci da sola in macchina devo saper guidare, e quindi io avevo scogitato sta cosa del freno a mano. Numero 9, allora dovete sapere che mia mamma lavora tuttora in ospedale. L'ospedale in cui lavorava quando ero piccola aveva, insomma, è enorme naturalmente, ma c'era, penso vicino agli spogliatoi, una cosa del genere, c'era una zona con queste piastrelle rosse lucide. Io ero convinta, ma convinta, che le piastrelle mi avrebbero inghiottita. Quindi o lei mi doveva portare in braccio in quella zona per farmi oltrepassare queste piastrelle, oppure io non so se ci ho mai camminato, vi giuro, perché non ho ricordo di averci mai camminato, perché avevo una paura tale. Se ci ho camminato penso di aver pianto, cioè ero terrorizzata. E devo dirvi che ancora adesso, cioè i traumi, che ancora adesso tutte le piastrelle rosse mi fanno impressione. Mi è rimasta sta cosa, vi giuro. Cioè una cosa che non avrò mai in casa mia sono le piastrelle rosse. Non sono neanche tanto belle, per fortuna. Numero 10, altra cosa comune, penso, un po' a tutti i bambini. Allora, quando la mamma mi lasciava in fila al supermercato e si dimenticava qualcosa, terrore, io ero convinta che la commessa, cioè che io che sarebbe arrivato il mio turno mentre mia mamma era via, e che la commessa si sarebbe arrabbiata con me perché io non avevo i soldi per pagarle. Non scherzateci su, perché sono cose serie. Questa cosa mi aveva totalmente traumatizzata. Ancora adesso, se sono in fila al supermercato e magari sono con mia mamma, non lo so, o con Tomas, e loro se ne vanno per un attimo, anche se magari i soldi li ho, ma anche se magari devo pagare io, cioè io sono terrorizzata, non so perché, ma se mi abbandonate, cioè non abbandonatemi in fila al supermercato, perché mi sale l'ansia, vi giuro, cioè. E poi mia mamma si dimenticava sempre qualcosa, cioè nel senso non è colpa mia. E niente, queste sono le 10 cose di cui io ero, spero di averle dette 10, queste erano le 10 cose di cui io ero convinta da bambina, e probabilmente me ne verranno in mente altre, quindi magari se me ne vengono in mente altre, vi è piaciuto questo video, ve ne farò un altro, ma vi prego, siccome la cosa più figa di questo tipo di video è leggere i commenti, io sono stata la prima a dirvi le cose di cui ero convinta da bambina, ma vi prego, ditemi anche le vostre, scrivetemi nei commenti quello che vi viene in mente, non devono essere per forza 10, anche una, due, non lo so, quello che vi viene in mente, quello di cui voi eravate convinti da bambini, perché è troppo troppo forte, davvero. Niente, spero vi sia piaciuto questo video, vi mando un bacio gigantissimo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!